somiglia, nel senso che, come c'è scritto in questo bel cartello, la libertà di stampa è sacra come il pane, e anche la libertà di espressione è sacra come la piadina, potremmo dire qui in Romagna. Questa è la trasmissione dei tifosi, quindi voi tifosi è giusto che sapete una cosa. Il Cesena ha vietato ai propri tesserati, giocatori dirigenti, di presenziare a questa trasmissione. È una cosa inqualificabile. Vi spiego perché. Il Cesena Calcio non vuole che vengano propri tesserati qui, perché la nostra trasmissione non è serva del potere, perché la nostra trasmissione magari nel dubbio fa una critica in più, perché la più presente Giulia, magari se c'è Pelliccioni ospite, gli fa una domanda scomoda. Questa trasmissione poi non è gradita perché il sottoscritto Flavio Bertozzi non può neanche fare una battuta su De Feudis. Due settimane fa eravamo qua in questa trasmissione e un tifoso ha chiesto: Bertozzi, perché non gioca De Feudis? Io ho detto semplicemente che De Feudis non gioca nel Cesena perché non è di rende. Era una semplice battuta che poi dopo, subito dopo, è stata anche motivata da motivazioni tecniche. Poi infatti ho parlato perché magari Franco è un fedelissimo di Modesto, perché De Feudis comunque a 36 anni non è più giovincello, quindi era semplicemente una battuta, e che purtroppo nel calcio non si può essere così permalosi. Quindi questo è il motivo perché gli ospiti non vengono a Tifo Cesena. Secondo me è una cosa giusta, è una cosa corretta? E poi, la scorsa settimana, su tutto Cesena, ho fatto un articolo educato, innocuo, in cui esprimevo con garbo un concetto che praticamente il 99% dei tifosi condividono, nel senso che, secondo me, Franco attualmente va messo un attimino in naftalina, deve giocare De Feudis, magari una o due gare, poi dopo se ne riparla, in maniera educata, garbata. Non ho detto che Franco è un giocatore inguardabile, perché non lo penso, non ho detto che Franco fa schifo, perché non lo penso, ho detto semplicemente che Franco ha le pile scariche. Ho offeso qualcuno? Ho offeso qualcuno? Quindi io dico semplicemente che la gente lo deve sapere. Il Cesena Calcio, ci sono dei dirigenti, non tutti, dei dirigenti che sono molto permalosi. Un altro motivo perché i giocatori non possono venire a Tifo Cesena, oppure io non posso fare, salvo adesso nuove comunicazioni ufficiali, non posso fare interviste per tutto Cesena? Semplice, perché quest'estate ho detto che secondo me la società ha vergognosamente scaricato Alessandro e Ricciardo. Ho detto che la società ha, secondo me, scaricato vergognosamente Alessandro e Ricciardo. Voi ditemi se ho detto qualcosa di strano. Vergognosamente nel senso che non si è comportata bene a livello morale e tecnico con il giocatore, perché i giocatori sono stati scaricati dopo delle promesse fatte, più o meno importanti, e secondo me perché erano dei giocatori da confermare. Però ho espresso la mia opinione, senza offendere nessuno. Quindi vi ho detto come stanno le cose. Secondo me la libertà di stampa va sempre tutelata, la libertà di espressione va sempre tutelata, soprattutto perché siamo a Cesena. Quindi io dico, bisognerebbe essere meno permalosi, perché le vere critiche, le vere cose gravi non avvengono a Cesena, ma vengono in altre piazze ben più cattive. Quindi Tifo Cesena è una trasmissione che ama il Cesena, magari fa una critica in più, ma sempre in buona fede. Lo stesso per tutto Cesena, un sito seguitissimo, e quindi questo è il discorso. Secondo me tutto Cesena e Tifo Cesena non sono state trattate bene. Volete vedere le registrazioni, gli articoli che ho fatto su tutto Cesena? Andate semplicemente, guardate lo scorso lunedì l'articolo che ho fatto su Franco e De Feudis e capirete cosa ho detto. Questa, perché stasera l'ho detta? Perché stasera vi ho voluto rendere partecipi, cari telespettatori, di quello che è successo a Cesena? Perché non è la prima volta. Perché la scorsa stagione sono stato zitto e stasera invece non sto zitto. La scorsa stagione con il Cesena primi in classifica mi sono permesso di fare una critica ad Angelini. Colorita? Ok, colorita, ma nel mio stile. Io sono un patacca, quindi faccio le critiche colorite. E ho detto semplicemente che magari Angelini aveva qualche problema, ci poteva essere magari qualche ribaltone. Non è stato gradito quell'articolo lì e anche la scorsa stagione, per un mese, non sono stati mandati gli ospiti a Tifo Cesena e non ho potuto fare l'intervista a tutto Cesena. Poi tutto è rientrato e si è chiuso lì a Taralucevina. Stavolta no. Può rientrare questa bocca cucita nei confronti di Bertozzi? Attualmente non me ne frega
assolutamente niente, però vi ho dovuto dire come funziona qui a Cesena. Troppi permalosi. Io non ho paura di niente, non me ne frega niente. Io dico le cose come stanno. Voi lo dovete sapere. Perché se lo scorso anno sono stato un po' colorito, questa volta ho fatto dei pezzi educati, con tanto amore per il Cesena, con tanto amore per De Feudis. Ma io dico, se difendo De Feudis e parlo bene di De Feudis, creo zizzania, metto zizzania nello spogliatoio, metto pressioni su Modesto, su De Feudis, su Franco, lasciamo perdere e viviamo più con tranquillità. Grazie di avermi seguito, sono stato magari lungo, ma dovete sapere, perché voi dovete sapere. Io non ho paura di dire le cose, non me ne frega niente se la società dirà che Bertozzi o rompi i coglioni, non me ne frega niente, perché tipo Cesena va avanti benissimo anche senza tesserati. Perché io vado benissimo con uno come Graffiedi, vado benissimo con uno come Recchi, quindi vedete voi, volete mandarci gli ospiti, mandateci, non volete mandarci, fate quel cazzo che volete.